Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. L'alta pressione che insiste su tutto il comparto centro-occidentale europeo continuerà ad apportare bel tempo quasi ovunque, con possibili gelate e freddo al primo mattino e sera. Invece, sull'Europa orientale scorrerà aria gelida di origine polare. La nostra penisola si troverà proprio in mezzo a queste due grandi figure bariche. E questa indecisione permetterà a una perturbazione mediterranea di coinvolgere parzialmente il sud Italia nei prossimi giorni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 6 dicembre. Una blanda perturbazione mediterranea coinvolgerà le nostre regioni sin dalle prime ore della mattinata, con cieli grigi e qualche sprazzo di sole solamente sulla Puglia meridionale. Non sono attese precipitazioni nella prima parte della giornata. Mentre a partire dal tardo pomeriggio, deboli sporadici rovesci potranno interessare entrambe le regioni, ma in modo particolare la Basilicata occidentale e la Puglia settentrionale. In trasferimento durante la sera anche al resto della Basilicata e della Puglia centrale. Temperature in calo, le massime di 2-3 gradi, stazionare o in aumento di 1-2 le minime. Venti deboli dei quadranti sudorientali. Per quanto riguarda i mari, da poco mosso a calmo lo Ionio, da poco mosso a mosso la punta estrema del Salento. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, dove ringraziamo il nostro telespettatore Jonathan Fiorita che ci mostra le gelate che stanno interessando le campagne nelle zone interne della Puglia e della Basilicata, ove le temperature sono scese anche al di sotto dello zero in questi giorni. In questo caso ci troviamo a Copertino nel Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula, oppure alle email che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.